quando l'universo entra in risonanza, le cose accadono, no? E allora ecco che tutto è possibile. Sì, perché noi siamo i creatori dell'universo, ma noi abbiamo un problema. I fisici, che sono la maggior parte delle persone che hanno fatto fisica perché non erano, erano sostanzialmente incapaci di comunicare con gli altri, e allora la gente che è incapace di comunicare fa fisica oppure fa chimica, cioè materie difficili, per cui quando poi l'altro lo interroga, lui parla solo di fisica, così sa che l'altro non gli darà torto. E quindi lui continuerà a vivere felice scartando la possibilità e la probabilità che qualcuno nella vita gli dia torto, cosa che lui non riuscirebbe a sopportare. Ecco, la maggior parte dei fisici che io ho conosciuto, e a Pisa ce ne sono tantissimi, ti sembrano usciti da un manicomio. E bravi calcolatori di integrali in 14 dimensioni, ma quanto costa un chilo di pane? Non glielo chiedere perché non lo sanno. Noi abbiamo bisogno di fisici che invece guardino la realtà, di fisici come era Galileo, come era Leonardo, come era Enrico Fermi, come avrebbe potuto essere Ettore Majorana se fosse ancora vissuto. Un chimico come Mallis, che è quello che ha creato poi la polimerasi del DNA. Mallis, che vince il premio Nobel, nel suo libro scrive: se non mi drogavo, non sarei mai riuscito a ottenere quello che ho ottenuto. Pensateci. Thank you.